Genitori e figli alle prese con i pericoli del web attraverso gli smartphone. Il 55% delle famiglie impone limitazioni all'uso di internet da parte dei figli. Sì, sì, c'ho il parental control e c'ho, sì, si controlla il telefono. Direi quasi indispensabile, perché sono uno strumento utilissimo per tanti aspetti, però anche pericolosissimo. Adesso i bambini sono super tecnologici anche da piccoli, quindi è un pensiero, bisogna avere 100 occhi e bisogna stargli dietro sempre. Ho nipoti e veramente è il nuovo pericolo, quindi l'augurio che io faccio è che i genitori possano avere occhi più aperti su queste cose. Ma sinceramente sì, sarebbe anche da fare, perché essendo che anch'io c'ho una bambina piccola, è sempre attaccata a internet, magari non sempre blocchiamo YouTube con l'apposito per i bimbi, diciamo così. E tuttavia, secondo una ricerca, poco meno di un terzo dei genitori ritiene di non avere le competenze tecniche necessarie per poter gestire il fenomeno. No, assolutamente no, e questo mi preoccupa molto. Infatti sarebbe utilissimo avere anche un supporto, probabilmente da parte delle istituzioni, per capire qualcosa in più anche noi grandi, che non siamo così avvezzi alla tecnologia come i giovani. Io penso di no, e tantomeno penso che ce l'abbiano la gran parte di noi. Quindi l'unica cosa da fare è limitare l'uso, almeno fino a un'età responsabile. Non si finisce mai di imparare, poi specialmente chi non lavora in questo settore tutti i misteri non li sa, quindi assolutamente mi sento di dire che non ho tutte le competenze per salvaguardare mia figlia. Purtroppo no, mi dispiace, mi garberebbe, ma non sono abbastanza competente. Sono cose forse troppo tecniche. Sì, e poi siamo sempre di corsa e questo ci leva sempre il tempo, siamo a rincorrere il tempo per poter stare dietro anche a queste cose.